Gianluca Busato, fondatore di plebiscito.eu. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per questo spazio e un saluto agli spettatori. Bene, plebiscito.eu è un progetto politico collaborativo per il Veneto indipendente. E ci vuole un po' spiegare le basi fondanti e quali sono i fini di questo movimento? Certamente. Il nostro è un movimento che nasce prima ancora che da un'enunciazione di obiettivi, dal raggiungimento di risultati concreti. Ricordiamo infatti che 5 anni fa, nel marzo del 2014, abbiamo organizzato il referendum digitale per l'indipendenza del Veneto, che ha visto la partecipazione di più di 2.300.000 veneti, con più di 2.100.000 veneti, pari all'89,10%, che si erano espressi a favore dell'indipendenza del Veneto. Quindi diciamo che abbiamo un pedigree rappresentato proprio dal raggiungimento degli obiettivi ancora prima che non dalla loro teorizzazione. Ah, certamente. Quindi voi volete ridare vita, diciamo tra virgolette o anche no, a una nuova Repubblica Veneta. E come intendete attuare questa, al di là della prima parte che è stata quella del referendum, poi come trasformarla in realtà? Beh, la prima, diciamo, il primo asset, il primo pilastro fondamentale ovviamente è il consenso dei cittadini. Noi crediamo che in una società moderna e, come dire, rispettosa dei principali, dei basilari valori, dei diritti umani e civili, ci sia il rispetto, come dire, della sovranità dei cittadini, delle loro decisioni che alla fine sono la base per la convivenza in una società civile. Quindi il primo fondamentale asset è il consenso dei cittadini e poi chiaramente c'è la costruzione di un progetto che si basi su alcune leve importanti nella società moderna, quali fondamentalmente l'economia e la tecnologia. Noi siamo convinti che per poter competere in un mondo così turbolento come quello contemporaneo, bisogna metterci al passo dei paesi più evoluti. Secondo noi il Veneto ce la può fare, agli strumenti, alle persone, ed oggi abbiamo anche la possibilità, perché questa tecnologia è a disposizione di chi la voglia in un qualche modo forgiare, e anche dal punto di vista economico il Veneto è una potenza, per cui se volesse il Veneto la propria indipendenza se la potrebbe tecnicamente anche comprare. Addirittura. Sì. E quale sarebbe la modalità per comprarla l'indipendenza? Beh, innanzitutto riuscendo ad ampliare gli spazi, come dire, che sfuggono al controllo dello Stato italiano. Oggi ricordo, nell'economia italiana, quasi 3/4 del prodotto interno lordo sono controllati direttamente o indirettamente dallo Stato. È questa una situazione assolutamente unica nel panorama occidentale, dell'Europa occidentale, del mondo occidentale. Noi crediamo che si debba invece rafforzare la capacità dei veneti, nella fattispecie, a intraprendere senza il bisogno, come dire, di essere supportati dallo Stato. Più aumenta questa capacità di essere indipendenti a livello personale, imprenditoriale, economico dallo Stato, più questo anche si rifletterà con i dovuti tempi a livello poi istituzionale di sistema politico. Certo, ma quindi immagino che voi abbiate già anche ipotizzato un sistema di tassazione, le pensioni, anche un sistema economico che funzioni in alternativa allo Stato italiano. Assolutamente sì. Teniamo presente che ogni anno al Veneto vengono sottratti circa tra i 15 e i 20 miliardi di euro in quella che noi non esitiamo a definire una rapina fiscale. Per risorse che appunto vengono pagate in tasse e non ritornano sul territorio. 15-20 miliardi sui circa 70 in totale che si pagano di tasse. È chiaro quindi che con questo surplus finanziario di cui il Veneto godrebbe con la propria indipendenza, certo, si potrebbero attuare tutte le necessarie politiche di cui abbiamo bisogno, comprese ovviamente la parte che riguarda la previdenza, la salute e quant'altro. Per cui da questo punto di vista, raggiunto l'obiettivo dell'indipendenza, gli altri diventano gli obiettivi molto semplici da raggiungere. Beh sì, certamente. Io appunto ho visitato anche il vostro sito e ho visto che voi parlate di obiezione fiscale, che è appunto collegata
legata a questo discorso che stiamo facendo in questo momento. Ma a cosa va incontro chi decide di fare questo tipo di obiezione? Beh, chiaramente noi non intendiamo avallare nessun tipo di evasione, okay. Chiaramente, ma intendiamo mettere a disposizione dei cittadini tutti gli strumenti che ci sono, anche di carattere informativo e di supporto, per aiutarli nel difendere quelli che sono i propri diritti e quindi anche di avvalersi di quello che la stessa legge offre per poter allungare il più possibile i tempi, per poter far fronte con appunto gli strumenti della legge a tutti quelli che sono gli strumenti per evitare che la scure fiscale dello Stato vada a colpire la produzione di ricchezza che alla fine è il primo motore di benessere di una comunità. Noi quindi sosteniamo e supportiamo i cittadini che si trovino di fronte a queste malversazioni da parte dello Stato. Quindi date anche un sostegno per quanto riguarda la parte più burocratica? Assolutamente sì. Ah, okay. Ovviamente questa viene fatta da dei professionisti incaricati, però noi aiutiamo appunto le persone a trovare la migliore soluzione per le proprie esigenze. Ok. Quindi voi avete ideato anche un sistema creditizio basato sul private equity, giusto, che si sgancia da quello che è il sistema italiano. Come viene messo in pratica questo? Beh, questo è un aspetto molto importante perché oggi le imprese, oltre che ovviamente le famiglie, le persone in Veneto, per l'accesso al credito, al reperimento di risorse finanziarie, dipendono per la quasi totalità dal sistema bancario. È un sistema bancocentrico, abbiamo visto recentemente che anche delle strutture legate al territorio, come Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, hanno distrutto molto spesso quelli che erano gli investimenti, che le persone avevano per le quali avevano confidato in queste strutture. Quindi noi crediamo che invece ci si debba rifare a quella che è una concezione per esempio in uso negli Stati Uniti o anche in altri paesi europei del nord Europa, dalla Germania alla Scandinavia, per cui pensiamo negli Stati Uniti le imprese riescono a reperire fondi per le proprie aziende, per le proprie attività, per i propri progetti in misura del 90% da sistemi di capitali privato rispetto al 10% del sistema bancario, per cui da questo punto di vista non c'è paragone. Tant'è vero che negli Stati Uniti, anche se fallisce una banca, in un qualche modo non c'è il dramma, non viene fatto il dramma che viene fatto qui da noi. Per cui noi stiamo aiutando la formazione, sia a livello culturale sia a livello pratico, la formazione di cosiddetti venture capital, business angel, le comunità di imprenditori, di risparmiatori, di investitori che decidano di investire in progettualità, in attività di carattere economico, con l'obiettivo ovviamente poi di andare ad avere un exit, come si dice, per loro vantaggiosa, ma anche nel contempo di garantire a quel progetto economico quelle risorse che servono per crescere, per svilupparsi e per avere il successo che si merita. Certo, bene, molto interessante. Nel vostro manifesto programmatico voi affermate che il futuro del Veneto è assolutamente quello dell'indipendenza. Ma allora io le chiedo, come lo vede questo Veneto futuro e indipendente? Beh, innanzitutto un Veneto felice. Oggi vediamo per le nostre strade molta gente triste, preoccupata, ansiosa per il proprio futuro. Pensiamo che ci sono 15-20 mila, spesso giovani, che ogni anno si trovano nella condizione di dover emigrare e andare all'estero a cercare fortuna, perché qui non possono nemmeno sognare. Certo. Quindi, prima cosa, un Veneto felice, che possa confidare nel proprio futuro, che possa pensare di poter realizzare i propri progetti nella propria terra, nella propria patria, e che per far questo veda uno Stato che non sia più un nemico, ma che sia un supporto a queste legittime aspirazioni. Beh, questo è molto auspicabile. Le chiedo l'ultima cosa allora, che cos'è il criptostato? Beh, il criptostato è quell'altra leva a cui facevo riferimento all'inizio per ottenere l'indipendenza. Prima parlavo dell'economia e questa invece riguarda la tecnologia. Noi crediamo che la tecnologia abbia un ruolo fondamentale per permettere ai cittadini di trovare quegli ambiti di libertà che sfuggono all'oppressione, come dire, della burocrazia e dello Stato. E quindi noi abbiamo ideato una piattaforma tecnologica
che possa permettere, da un lato, come dire, dell'usufrutto di alcuni servizi che verranno sviluppati, quindi i cittadini che si iscrivono potranno accedere a taluni servizi, e dall'altro anche allo svolgere delle attività economiche, anche in modalità, come dire, anonima. Questo grazie all'utilizzo, per esempio, di tecnologie legate alle criptomonete. C'è quindi da una certificazione che deriva dalla piattaforma stessa, dal criptostato, quindi che dice che la persona tal dei tali è una persona reale, affidabile, con tutti i crismi per poter fare un certo tipo di attività. E dall'altro però ne protegge l'identità perché soggetti terzi non possano, come dire, cercare di approfittarne. Questo unito alle, come si dice, all'integrazione con, da un punto di vista giuridico, con quello che permette di fare il diritto commerciale internazionale, permetterà agli utenti, ai cittadini veneti, di avere uno spazio di libertà dallo Stato italiano. Chiaramente questo richiede del tempo. Noi abbiamo iniziato la prima parte di autenticazione, di certificazione delle identità e abbiamo sviluppato alcune tecnologie a latere per quanto riguarda in particolare le criptomonete che permetteranno l'abilitazione nel tempo di questa piattaforma innovativa e che secondo noi sarà fondamentale alla fine per ottenere concretamente l'indipendenza del Veneto. Dove è possibile quindi per un utente che voglia essere informato trovarvi? Beh, è abbastanza facile perché il sito web corrisponde al nostro nome, quindi www.plebiscito.eu. E poi ovviamente abbiamo delle pagine Facebook, plebiscito.eu, Instagram, plebiscito.eu, Twitter, plebiscito.eu e tutti i canali social media che potete trovare con anche tutti gli altri siti che fanno riferimento a quello principale. Bene, allora la ringraziamo di essere stato nostro ospite e alla prossima, così ci racconterà un po' gli sviluppi di questo vostro progetto. Grazie mille e un saluto agli spettatori, ovviamente.